Grazie molte, mi scuso davvero se sarò veloce, cercherò lo stesso di dire la maggior parte, se non tutte le cose che è giusto dire, ma purtroppo mi rendo conto che i tempi sono un poco stressati. Andrò per punti. Primo punto è che dal 25 maggio in Italia si applica il GDPR. Punto. Il codice di protezione dati italiano non è più applicabile, salvo per le parti molto limitate nelle quali lo stesso GDPR rinvia alle leggi nazionali la possibilità di adottare norme specifiche. Quindi due messaggi precisi: è pienamente in vigore tutto, dal primo all'ultimo articolo e dal primo all'ultimo considerando. Non si applica più il codice di protezione dei dati personali. Applicare il codice dei dati personali significa fare trattamenti illegittimi. Non c'è nessun bisogno che sia dichiarato abrogato, perché fra avvocati penso sia molto diffusa la consapevolezza che non esiste solo l'abrogazione come istituto che fa cessare l'efficacia di una legge, ne esistono parecchi altri. Uno che è più noto è la disapplicazione della legge a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale. A nessuno di voi salutamente mai venuto in mente di dire: ma è stata poi abrogata quella legge dichiarata incostituzionale dalla Corte, se no io la continuo ad applicare. Quindi il fatto di ma non è stato abrogato, l'ultima cosa che in un gruppo di giuristi si possa far chiedere, è invece disapplicato per il sistema delle fonti tra un diritto europeo e diritto italiano. La grande differenza fra una direttiva e un regolamento consiste in questo: il regolamento, quando entra in vigore o in piena attuazione, disapplica, come la lettera di sentenza della Corte, le leggi nazionali in contrasto. È per questo che applicare il codice di protezione dei dati significa adottare seguire norme che non sono più applicabili, che non possono essere applicate da voi, dagli avvocati, dai giudici, dai notai, da chiunque. Di questo è bene che ci sia piena convinzione, perché si sono diffuse, si diffondono delle leggende metropolitane che dispiace siano prese seriamente fra avvocati, che la disapplicazione a seguito dell'entrata in vigore di un regolamento europeo dovrebbero conoscerla perfettamente. Tra l'altro, se proprio uno si volesse divertire a dire ma dov'è l'abrogazione, la direttiva europea sulla base della quale fu adottato il codice di protezione dei dati personali è abrogata dal 25 maggio, e nel 2018 la direttiva europea abrogata. Quindi è ovvio che anche la base normativa della legge di armonizzazione è venuta meno, ma al di là di questo è da disapplicare per il sistema delle fonti europee, quindi si applica sul GDPR. Secondo passaggio: poiché l'Unione Europea ha deciso di adottare un regolamento e non più una direttiva di armonizzazione, questo regolamento è vincolante nello stesso modo e con le stesse norme su tutto il territorio dell'Unione. Tradotto in altri termini, e per essere molto chiari, lo Stato italiano non ha più sovranità in materia di tutela della protezione dei dati personali. La materia di tutela dei dati personali è attratta nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, salvo, ripeto, per quelle poche norme nei settori del capo IX, che riguardano informazione, diritto al lavoro, ricerca scientifica, statistica, storica, numero identificativo nazionale e altri aspetti, la normativa relativa all'autorità, ci sono
alcune norme che fanno rinvio alle leggi nazionali o alla possibilità che gli stati adottano leggi nazionali. Però sia chiaro che noi non abbiamo più la pienezza della sovranità in materia di protezione dei dati personali. Punto. La legge italiana, come la legge francese, tedesca e serba, è il GDPR. È in vigore dal 25 maggio 2018. Da quel momento i trattamenti non conformi sono illegittimi. Poi la legittimità, come sapete, va accertata, tutto quello che volete. Secondo passaggio, perché questo è avvenuto? Perché tra giuristi è bene darsi le spiegazioni. È avvenuto perché quando è stata adottata la direttiva di armonizzazione 95-46, sulla base del quale è stato adottato il codice di protezione dei dati italiano, l'Unione Europea, a parte che non esisteva, l'Unione Europea nasce col trattato di Amsterdam come dizione e come governance e struttura col trattato di Lisbona, ma soprattutto l'Unione Europea non aveva competenze in materia di diritti fondamentali. E quindi la direttiva di armonizzazione era una direttiva CE, comunità economica, nell'ambito dell'armonizzazione del mercato. Poteva riguardare solo l'armonizzazione di leggi che disciplinavano il trattamento dei dati personali dal punto di vista del mercato. A seguito della tratta della Carta di Nizza nel 2000, riproclamata col Trattato di Lisbona del 2009, che ha dato la Carta di Nizza a valore di trattato, l'articolo 8 prevede la protezione dei dati personali come un diritto fondamentale e quindi, avendo adesso la Carta di Nizza a valore di trattato, il diritto fondamentale alla tutela dei dati personali è un diritto fondamentale di tutti coloro che risiedono nell'Unione Europea. Ne consegue che, come capite perfettamente, deve essere applicato e garantito nello stesso modo in tutta l'Unione. Sarebbe come se voi pensaste ragionevole che la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di riunione o quant'altro tra le libertà personali variasse tra Veneto e Sicilia, fra Marche e Lombardia. Questo è il motivo per cui abbiamo perso la sovranità nazionale. Perché essendo un diritto europeo deve essere applicato e devono applicarsi le stesse norme su tutto il territorio europeo. Quindi, per favore, basta, non basta col codice di protezione dei dati personali, è una storia superata, siamo andati oltre, siamo dentro un altro quadro normativo, le norme europee vanno applicate nello stesso modo su tutto il territorio europeo, ovviamente poi l'applicazione può sempre, ma lo sappiamo, se no non sapremmo perché ci esistono avvocati e giudici, avere delle attuazioni attraverso gli operatori giuridici, però la norma è la stessa, non possono esserci, salvo che in quelle materie di cui abbiamo parlato, norme differenti, e quindi quelle vanno applicate. Sul famoso che cosa resta allo Stato italiano, così ci liberiamo subito di questa cosa, alcune cose non irrilevanti. L'ho detto, la possibilità di dettare norme specifiche che però devono essere compatibili col regolamento, non sostitutive o modificative del regolamento, ma compatibili con, in materia di informazione, in materia di diritto del lavoro, in materia di ricerca scientifica, in materia di ricerca storica, eccetera, eccetera. Più consentito agli stati nazionali definire in quale ambito per i trattamenti relativi a categorie particolari di dati, gli ex dati sensibili, è ancora necessario il consenso e in quali casi invece può non essere richiesto. Poi fissare l'età minima che deve avere un minore per poter essere oggetto di un'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, la famosa storia di WhatsApp con 16 anni, eccetera, poi la possibilità di adottare norme a tutela delle persone defunte, di cui l'amico e collega Resta è uno specialista e ha curato specificamente anche la proposta fatta dalla Commissione Finocchiaro, può intervenire entro certi limiti anche per i dati relativi alla salute. Fine. Può prevedere se vuole, gli stati nazionali possono prevedere se vogliono sanzioni penali e fattispecie penali. Noi ne abbiamo proposto un uso ridottissimo, è un tema sul quale la Commissione parlamentare sta discutendo,
sarà approfondito successivamente. Fuori di questo si applica il GDPR. Non fate mai l'errore di prendere l'informativa del codice privacy, di ritornare al codice privacy. Rischiate moltissimo voi e per i vostri clienti. Quando dovete parlare dei diritti dell'interessato, di informativa, di consenso, eccetera, andatevi a studiare e applicate soltanto il regolamento europeo di protezione dei dati personali. Per quella parte il codice di protezione dei dati italiano non può più essere applicato. Se su questo ci siamo capiti, il decreto delegato di cui si sta parlando si occuperà di alcuni aspetti importanti, ripeto, quelle cose che ho detto non le ripeto, compreso l'incremento di alcune strutture dell'autorità di protezione dati, ma non altro. Cosa succede fino a che non entra in vigore quel decreto? Assolutamente niente. Cioè si applica il regolamento europeo di protezione dei dati personali, punto. Poi per quelle materie potrà essere a giudizio degli interpreti ancora applicabile, ma solo per quelle materie, il codice di protezione dei dati, perché se il codice contiene, come contiene, norme in materia di trattamento di diritto dei dati dei lavoratori, eccetera eccetera, per quelle materie possono ancora essere applicate le norme italiane, perché sono norme che sono nell'ambito della competenza del legislatore italiano, per le quali quindi non scatta l'obbligo di disapplicazione. A che punto è questo decreto? Ci siamo capiti, quindi non fate errori, perché potete far fare dei disastri ai vostri clienti. Disastri. A che punto è il decreto delegato? Il decreto delegato attualmente in discussione le commissioni riunite Camera Senato. La delega che avrebbe dovuto scadere il 22 maggio è stata prorogata al 20 di agosto perché si è applicata, essendo previsto dalla legge di delega, la legge Moavero, che in materia di atti comunitari stabilisce che se uno schema di decreto delegato è inviato alle commissioni parlamentari quando mancano meno di 30 giorni alla scadenza della delega, la delega stessa è automaticamente per legge Moavero prorogata di altri 2 mesi. Quindi entro la fine di agosto sapremo se, come e con quale contenuto sarà applicato questo benedetto decreto, che è un decreto che semplicemente eserciterà la residua sovranità dello Stato italiano nelle materie in cui spetta ai legislatori nazionali la possibilità, se vogliono, di dettare norme specifiche. Ripeto ancora, attenzione, non fate l'errore clamoroso di parlare di diritti dell'interessato o dell'informativa o del consenso applicando il codice privacy, applicate il regolamento perché quello è in vigore, quello, non l'altro. Andiamo avanti, quali sono le novità? Enormi, enormi. Mentre al centro del precedente sistema protezione dati, soprattutto in Italia, nella lettura che è stata data in Italia, c'era il dato e il diritto della persona a cui il dato si riferiva a consentire o no l'uso di quel dato, quindi c'era una concezione proprietaria del dato personale, e l'idea che al centro del sistema ci fosse l'interessato a cui il dato si riferiva, del quale era necessario avere il consenso per poter usare l'informazione. E quindi si doveva chiedere il consenso e l'informativa era finalizzata al cosiddetto consenso informato. E poi c'erano naturalmente i doveri del titolare, le misure di sicurezza, protezione dei dati, c'era il famoso documento programmatico sulla sicurezza che poi è stato abrogato, c'era tutto l'impianto che a voi è ben noto. Cosa avviene invece? Questo regolamento, e questo è il primo punto che vorrei riuscire a farvi a trasmettervi, intanto non è un regolamento formalista, ma è un regolamento sostanzialista. Se magari gentilmente qualcuno... Al suo centro c'è anche la tutela del diritto, ma non solo la tutela del diritto. Negli stessi consideranti 5, 6 e 7 e nell'articolo 1 è detto con grande chiarezza che il regolamento ha come obiettivo la tutela dei dati personali come diritto fondamentale, perché lo prevede la Carta di Nizza.
ed è il motivo per cui deve essere identico su tutto il territorio dell'Unione. Ma anche, attenzione, perché questo vi interessa come cittadini, come padri, madri, eccetera, 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 l'obiettivo di promuovere la società digitale, la circolazione dei dati digitali, perché, e lo dice il regolamento, non lo dico io, e neanche il working party, perché è essenziale per lo sviluppo economico dell'Unione Europea e quindi a maggior ragione dell'Italia che si sviluppi la società digitale. Per sviluppare la società digitale io ho bisogno, io legislatore, io noi, abbiamo un bisogno vitale che le persone possano avere fiducia nella società digitale. Fiducia. E allora una forte protezione dei dati personali è elemento basico perché la gente possa avere fiducia. Il codice della strada non serve a punire le violazioni, serve a consentire alle persone di ritenere che camminando per strada c'è un sistema di norme giuridiche che tutela la loro vita, la loro libertà di circolazione, c'è il semaforo, c'è la striscia per terra e poi ci sono le violazioni, ma insomma se noi non avessimo il codice della strada non avremmo un sistema regolato di traffico nelle nostre città e avremmo una grande preoccupazione a uscire di casa. Allora le norme giuridiche qui non devono essere viste come le vediamo sempre noi in Italia, finalizzate a una tutela di un diritto. Sono norme giuridiche e finalizzate a una tutela di un diritto fondamentale, ma sono anche norme tecniche. Sono quelle norme per cui, o sapendo che esistono, noi prendiamo un Frecciarossa che va a 300 all'ora. Chissà non di mente andrebbe su un treno a 300 all'ora se non potesse aver fiducia nei sistemi meccanici, nei collaudi, nell'impiantistica, nella continua verifica dell'impiantistica e via enumerando. Questo è quello che il regolamento vuole, una forte protezione per garantire e incrementare la fiducia nella società digitale. E attenzione, al cuore del nuovo regolamento non c'è più il dato, cioè l'informazione, ma c'è il trattamento del dato, cioè i modi con cui uso l'informazione. Perché il mio indirizzo, la mia carta di credito, se io compro un biglietto delle Ferrovie dello Stato su Frecciarossa, non è un dato trattato, è un dato utilizzato per comprare il biglietto e quindi utilizzandolo lo sa con tutto il sistema Frecciarossa che deve mettere il biglietto, lo sa il bigliettaio sul treno quando mi chiede il codice, lo so io che me lo posso stampare. È il trattamento che interessa proteggere o disciplinare, non il dato. Il dato è in quanto oggetto di trattamento. Da questo punto di vista, al centro del regolamento sta chi tratta i dati, il titolare. Chi è che vi interessa prima di tutto che sia responsabile? O Ferrovie dello Stato o Italo quando gestisce i treni ad alta velocità? E allora al centro ci sta il titolare del trattamento, colui che tratta i dati personali, che nel progettare il trattamento, quindi prima ancora di porlo in essere, si preoccupi della tutela che i dati che lui tratterà devono avere per proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone. State attenti che in questo momento non c'è ancora l'interessato, perché io sto solo progettando il trattamento. È come quando hanno progettato questo edificio. Oggi ci siamo noi, ma mica sapevano che c'eravamo noi quando l'hanno progettato. Però le norme di sicurezza, eccetera, eccetera, sono fatte per sapendo che in questa stanza ci possono stare fino a tot persone, eccetera, eccetera. Quindi nel momento in cui progettate il trattamento, i vostri clienti progettano il trattamento, devono non preoccuparsi di proteggere i diritti di gente che ancora non esiste perché non so ancora chi sono i dati trattati, ma le norme, il procedimento di trattamento, questa è la privacy by design, cioè le misure di sicurezza standardizzate, dato che questa è un'aula che si immagina adibita a convegni con tutto numero di persone. Questa è la privacy by default, cioè quella tecnologica. Chiaro? Vedete il rovesciamento totale. Io mi preoccupo
di come costruisce un edificio, poi mi preoccuperò di tutelare le persone che ci vanno ad abitare. Ma se non me ne preoccupo prima, mentre lo costruisci, allora quando voi doveste dare consulenze dovete chiedere: hai fatto la progettazione compliant con l'articolo 24? E hai valutato i rischi che i trattamenti che vuoi fare possono far correre alle persone di cui tratterai i dati? Hai fatto la privacy by design, cioè ti sei preoccupato di mettere l'estintore come misura di sicurezza se scoppia un incendio, un numero di uscite di sicurezza adeguato per evitare che ci lasciamo la pelle se scoppia un qualche vicenda? Chi si è preoccupato della privacy by default, cioè delle misure tecnologiche a protezione dei dati? Hai fatto la valutazione di impatto di rischio? Sulla base della valutazione di impatto di rischio che hai fatto, quali misure di sicurezza dei trattamenti, non dei dati, quali misure di sicurezza dei trattamenti adotti? E come lo dobbiamo scrivere? E se tu fai certi tipi di trattamento, hai fatto il registro dei trattamenti? Il registro dei trattamenti vuol dire hai scritto da qualche parte quali usi possono essere fatti di questa stanza, cosa ci si può fare, convegni, riunioni e via numerando. Quali trattamenti fai? Il registro dei trattamenti non vuol dire trattamento per trattamento. Quali trattamenti fai all'Anagrafe di Roma? Ci sarà il trattamento per la denuncia dei nati, il trattamento per la denuncia dei morti, il trattamento per lo stato di famiglia, per rilasciare il certificato elettorale e via numerando. Questi sono i trattamenti. Come sono organizzati? Come sono protetti? A chi sono assegnati? E devono essere valutato il rischio e le misure di sicurezza con riferimento alle misure organizzative. Com'è l'organizzazione? Chi è che decide chi va allo sportello quel giorno? Sia con riferimento alle misure tecniche di sicurezza. Quindi questa non è una materia che sia appalto esclusivo dei giuristi, non è una materia appalto esclusivo degli avvocati, non è una materia appalto esclusivo dei tecnologi, è una materia che richiede l'insieme di queste competenze, ma soprattutto la consapevolezza di qual è il ragionamento complessivo. Ovvio che l'illegittimità dei trattamenti è punita con sanzioni anche molto elevate. Ma attenzione, queste sanzioni sono state usate dappertutto fino alla noia per spaventare anche il povero verduriere, ti possono fare una sanzione da milioni di euro, poveraccio, però con 500 euro la possiamo aggiustare, ti faccio io una cosa, vedrai che poi tutto a posto, guarda, c'è pure il certificato di Data Protection Officer che vuoi di più. Allora, se riusciamo a essere meno cartari e più seri, dobbiamo capire che le sanzioni sono anche molto elevate perché i rischi di questi trattamenti possono essere elevatissimi. Ed è ovvio che si ha a fronte non solo Google, Facebook, Amazon, ma Telecom, Mainnet, se vogliamo stare a noi. Avete idea di quanti dati Enel ha di tutte le famiglie italiane di cui è fornitrice di energia e quante cose da quei dati si possono sapere? E soprattutto avete idea di quali sono i danni che vengono fatti a voi? Non tanto se trattano illegittimamente i dati, che certo è il cuore del GDPR, ma se sbagliano una pratica, se mi sbagliano la targa dell'automobile e l'assicurazione non vi assicura più perché nel cambio di residenza l'impiegato del comune ha digitalizzato male il dato della macchina. Allora, quello che sta al cuore del GDPR è che proteggere i dati, regolare, imporre misure organizzative e tecniche che assicurino l'esattezza del trattamento, la sua correttezza, le modalità con le quali viene svolto, la revisione secondo le modalità e così via, è fondamentale non solo per proteggere un diritto, ma per la convivenza. Un dato sbagliato messo in circolazione nel sistema digitale che vi si fa riferimento può essere per voi una tragedia o comunque una rottura di scatola infinita. Io ho raccontato più volte che, essendo passato dal cittadino torinese a romano, due macchine avevo, l'Anagrafe di Roma è riuscita a sbagliarmele tutte e due. Il risultato: sono dovuto andare due volte all'ACI
a correggere gli errori, 170 euro ciascuna delle due volte, un giorno di lavoro perso ciascuna delle due volte, assicurazione che mi diceva è proprio perché la conosciamo, ma guardi che non si può. Allora questo dobbiamo, vogliamo proteggere, è chiaro? Un errore di dato si trasforma in un danno nella realtà reale. È ovvio che noi, come del GDPR, ci occupiamo del trattamento dati, quindi io il danno dimostro che me l'hai provocato perché il trattamento era sbagliato, perché il dato non era accurato, non era esatto, eccetera, eccetera. E poi per dimostrare che ne ho avuto un danno ti dico ho perso 178 euro e sono stato un giorno all'argine della stazione Termini. Ovvio che questo è un esempio per farvi capire quanti rischi si possono correre innanzi se si continua a pensare che l'unico scopo è proteggere la riservatezza, che non sappiano quello che faccio, poi sembra battuta ma tanto lo sanno tutti. Questa roba qui è vecchia, tenete conto che i dati, anche quelli che vengono usati, sono enormemente diffusi in quantità e raccolti sempre di più per conoscervi e per sapere tutto di voi, non sono utilizzati per sapere tutto di voi Giovanni, Maria, Pierpaolo e Giuseppina, ma per sapere tutto delle persone di una certa tipologia, di una certa età, di un certo luogo del mondo, di un certo comportamento, come si comportano, ai fini di incrementare l'intelligenza artificiale, cioè di acquisire sempre più informazioni sul comportamento degli esseri umani per rendere le macchine intelligenti e sempre più adatte all'analisi delle situazioni e allo svolgimento della funzione nel modo ottimale, che è un grande problema, ma per il momento lo rinviamo. È il problema che mi affascina di più, come a Resta, come a tutti noi, ma per il momento lo rinviamo. Qui è più importante che entriate nella solidità, sul terreno solido, diritti dell'interessato. In questo contesto è evidente che l'interessato non sparisce, anzi, ma cambia natura. L'interessato io lo devo proteggere non tanto in quanto gli garantisco il potere di avere il dominio del dato, che se non mi dà il consenso io non lo posso usare. Pensate che nel nuovo regolamento il consenso è una delle sei basi, ce ne sono altre cinque per trattare legittimamente i dati. Allora come lo devo proteggere l'interessato? Aumentando il suo potere di controllo sul dato. Ed è per questo che l'informativa attuale è del tutto diversa dall'informativa del codice privacy. Non è tanto un'informativa di tipo contrattuale, ti devo informare perché il consenso che tu mi dai a usare il dato sia consapevole, informato, eccetera, come se stipulassimo un contratto, ma ti devo informare perché tu abbia gli elementi essenziali per sapere che io sto usando il tuo dato. Perché lo uso? Qual è lo scopo? Quali sono i rischi che puoi correre, che posso farti correre, e se tu lo ritieni, tu possa opporti a questo trattamento, chiedere una limitazione di questo trattamento, e quando il trattamento sia fatto in forma automatizzata con effetti decisionali, chiedere la logica con cui la macchina funziona, cosa importantissima, perché sempre di più viviamo in un sistema di trattamento automatizzato di dati con effetto decisionale. Quando voi passate il vostro telefonino sulla metropolitana, si apre o si chiude lo sportello a seconda del fatto che la macchina riconosca in via automatizzata l'identificativo del telefonino e decida lei macchina se voi avete o non avete diritto di passare. Ne potremmo fare mille altre. Questa è dunque la novità, ed è una novità enorme. Una novità intorno alla quale, credetemi, merita che ci appassioniamo e che nell'appassionarci coltiviamo una nuova professionalità, un nuovo modo di approccio, anche perché, e chiudo con un iniziato, i rischi sono infinitamente maggiori. Siccome al centro del rischio di chi tratta il dato c'è il trattamento, non il dato, il trattamento. Se è illegittimo il trattamento, ci sono migliaia e migliaia e migliaia di interessati che lo possono far valere questa illegittimità. Il danno potrà essere richiesto dal singolo che potrà dimostrare di aver ricevuto il danno, ma l'illegittimità del trattamento può riguardare milioni di persone. Un trattamento Enel illegittimo, un trattamento Telecom illegittimo riguarda 30 milioni di abbonati Telecom, non il singolo interessato il cui dato è stato utilizzato. E quindi è evidente che c'è
un forte incremento ed elevazione dell'importanza di questa materia e anche dell'importanza della professione dei consulenti, degli avvocati e di quelli giuristi che di questa materia devono necessariamente essere protagonisti, perché comunque anche con un forte contenuto tecnico è sempre una normativa giuridica. Grazie. Professore, io la ringrazio, però faccio fare alcune domande in modo tale così da completare il suo contributo, anche perché la presenza del professor Pizzetti è troppo importante. Li abbiamo un po'... No, se siete terrorizzati avete ragione, ma perché vivete in una società che chiederà sempre più consapevolezza. Prego. Io, cioè, da quello che si capisce, sembra come se l'avvocato possa intervenire su un lavoro fatto da altri, cioè tecnicamente saranno ingegneri, chi gestisce software di un certo tipo, lo trattamento. No, questo è una parte. I miei dati anagrafici, io la riconoscerei se la trovessi per strada ripiegata per gli sbagliati, perché lo vedevo che li sbagliava, c'era un bambino su una gamba, un altro che mangiava la Nutella, è entrato un signore che evidentemente era amico di tutte le signore presenti, wow. Intanto io vedevo che digitava. Quindi qui non c'entra niente la tecnica, siamo bisognieri di tecnica, ma di organizzazione. Cioè, chiaramente è sbagliato un'organizzazione che consente l'accesso in un pubblico ufficio di chiunque passi di lì, bambini, eccetera, eccetera, cosa hai fatto per Natale, cosa ti ha regalato la Befana, intanto decidi il dato, per dirle l'esempio a cui mi riferivo. Quindi l'avvocato, qual è il ruolo dell'avvocato? Dipende da cosa. Se l'avvocato è post eventum, cioè di fronte a un trattamento illegittimo, ovviamente deve ricostruire tutta la catena e, siccome fa l'avvocato, cercare di fare il possibile per diminuire l'aspetto di illegittimità del trattamento, cercare di dimostrare tutte le cose possibili, ma quello lo sapete fare meglio di me. Se fate il consulente, avvisare di questa materia, guardate, noi purtroppo in Italia non abbiamo mai capito l'organizzazione è pure un pezzo del diritto. Se voi non avete una cancelleria che non funziona, fate male all'avvocato, dopodiché dite al tribunale: no, ma non si può campare perché i fascicoli si perdono, perché, cos'è questo? È diritto male applicato. Ci sono regole giuridiche che stabiliscono che cosa deve fare il cancelliere e cosa l'avvocato ha diritto ad avere dalla cancelleria. Solo noi italiani pensiamo che questo non è il diritto, ma è il fatto. No, è semplicemente che noi accettiamo tranquillamente che l'organizzazione, che pure è regolata da regole giuridiche, sia una casualità. E invece il problema nuovo è che il digitale questo non ve lo permette. Perché mentre nella realtà fisica, ma sia buona, ma me lo tiri fuori, ma se anche manca la lettera che male c'è, il digitale vi si blocca. Questo che bisogna capire, che d'ora innanzi non ci possiamo più permettere di considerare l'organizzazione una variabile, va là che vai bene. E gli avvocati, siccome l'organizzazione è prima regole tecniche ma anche giuridiche, no, l'amministrazione è trasparente, cosa posso mettere e cosa non posso mettere, quello che posso mettere può essere usato senza il mio consenso da chiunque. Allora, se voi legate l'amministrazione trasparente, che è fatta di regole, che un avvocato può contestare, con la protezione dati, vedete subito un'enorme parte di attività. Sarà, lo dice già il regolamento, se un titolare si serve in outsourcing di un responsabile, cioè fa fare una parte di trattamenti a una società in outsourcing, lui titolare deve verificare che la società sia compliant col regolamento, se no ne risponde lui. È responsabile a sua volta, è tutto interessato a verificare che il titolare di cui prende la commessa sia compliant, perché se provocano un danno ne rispondono solidalmente. Allora, volete la mia impressione? Avrete molto più lavoro da fare di prima, infinitamente di più, però se uscite
dall'idea che la protezione dati sia un fatto puramente burocratico. Come devo fare l'informativa e la firma la devo mettere a destra o a sinistra? E andate alla sostanza dei problemi, che sono una sostanza assolutamente che riguarda i giuristi. E i giuristi, guardate che il mestiere è più simile al digitale, con l'unica differenza che il digitale non lo si può compiacere. Ma sia buona lei, questa volta mi perdoni, dai che ho subito tolto il permesso, non sia così cattivo. Una volta che sei nel digitale, sei nel digitale. Tutti hanno fatto tanto compiacimento, mi hanno detto sì poverino che sfortunato che è, ma deve fare sta trafila, se no non possiamo più assicurarla. Ecco, vorrei aggiungere che in realtà questa esigenza di precisione e di correttezza noi già la conosciamo, perché nell'utilizzo del PCT, se noi commettiamo un minimo errore, lo paghiamo caro. Se andiamo a indicare un numero di ruolo diverso da quello che è quello esattamente della nostra causa, il nostro atto non viene depositato e magari scadono anche i termini. Il professor Pizzetti mi consenta, storco una promessa. Quando uscirà questo decreto di armonizzazione, ecco, ci dia il piacere di averla con noi, perché avremo sicuramente bisogno del suo contributo. Insieme al collega Resta, che insieme a me come dire, dovrà scontare le pene. Sapete, noi avevamo fatto un progettino che vi devo dire era molto semplice, molto essenziale, molto facile da applicare. Però no. Non è stato. Allora, adesso poi è inutile anticipare, aspettiamo, io ho detto non ne commento finché non è in gazzetta ufficiale. Allo stato, per quanto risulta a tutti noi, è stato solo reso più complicato da leggere, ma non è stato quasi minimamente modificato nel contenuto. Vedremo alla fine come avviene, e certamente certo, sarà necessario riconfrontarsi anche su quell'aspetto, perché lavoro, sanità, ricerca scientifica, statistica e storica sono di una tua importanza, e informazione. Solo per darvi, usando l'ultimo minuto, c'è una ragione perché queste materie, oltre alle altre, la sanzione penale, l'età del minore, il consenso sui dati sensibili è stato rimesso agli stati membri, perché ovviamente sono scelte molto legate alle culture e alle storie diverse degli vari paesi. Allora, in un paese che esiste il Job Act, prima esisteva l'articolo 18, in un altro paese la sanità non è un servizio universale ma è mutualistico o un mix, quindi in questi settori che per la loro specificità sono molto connessi alle culture nazionali si consente, come dire, che il vestito uguale per tutti sia adattato alla figura, no? Se tu sei un po' larga di fianchi ti puoi fare una scucitura un momentino che si vede un po' meno, mettiamola così. Quindi sarà certamente molto importante, anche perché in larga misura, dati i tipi di materie, riguarderanno molto l'avvocatura, pensiamo a tutto il diritto del lavoro, certamente, anche per la salute, quindi se mi invitate vengo volentieri. Grazie.